Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge Bentornati in casa Redfield Hai preparato dei dolci decenti Ti prego tesoro Dimmi di sì Dimmi di sì Perfetto Ole allora, ragazzi, prima di tutto, oggi è 31 dicembre, quindi mi raccomando, divertitevi, giocate, mangiate, fate quello che vi pare, ma godetevi appieno questo nuovo inizio anno. Quindi auguri, auguri, auguri. Allora, dunque, vai in bagno perché guarda, ti vedo messa male. Oggi in casa Redfield si festeggia l'Epifania, come avevamo detto nel, nello scorso episodio. Chi è che ti chiama, caro? Scusami, Michela. No, non è il caso di incontrarci tutti. Uh, lui sta ballando perché, ragazzi, oggi è festa. Si balla. Il nostro, ragazzi, qua uh, sente freddo sì. e soprattutto ha fatto esercizio fisico. Quindi sta a pezzi, praticamente. Vai. Mettiti il maglioncino, caro, perché ora è in età. Quindi, non è il caso di fare lo splendido. <ride> Come stai così ancora per due ore? Che bello. E i nostri sono qui che si stanno scatenando. La nostra ha cucinato la colazione grandiosa. Colazione, vabbè, ora di pranzo, ma eh, qua ragazzi sappiamo che... insomma, no, a quanta orari eh, i Sims sono, sono sempre particolari. Allora dunque andiamo a invitare la famiglia, iniziamo il raduno. Perché si deve festeggiare tutti insieme. Non lavarti le mani tesoro, ti devi fare la doccia. Vai a farti la doccia. Si deve festeggiare tutti insieme, ovviamente, ragazzi. L'epifania. Quindi, vabbè. Um, oddio, apri i doni. Bene. Vabbè, i doni non ce li abbiamo, ragazzi. L'avevo messo così. Speriamo non sia importante per nessuno qua. Strano che per te. No, per lei. No, strano che non è importante neanche per lei, ragazzi. Però, ok, va bene. Allora, dunque. Oh, iniziano ad arrivare tesoro ti prego quando hai fatto la prima cosa da fare in assoluto ma che fine hanno fatto i piatti qua no aspettate un attimo ragazzi fermi tutti fermi tutti fermi <clears throat> i piatti sono spariti questa è una cosa inquietante allora fermi tutti colazione grandiosa la mettiamo qua e mettiamo anche qua i dolcetti perché assolutamente sì quindi finito di mangiare prendi una porzione insieme come minimo ragazzi eh come minimo quindi forza. Eh, tesoro? Caro, tu sei una certa età. Beh, mamma mia, ragazzi, anche lui è una certa età, ma direi che non si nota. Dai il regalo di Epifania, cosa vuoi regalare? Uh, foto di Instagram, oh mio dio, no. Cumulo di abiti, ti prego, dai. No, dai, regala una stampa piccola. Ma non a lui adesso, dopo, dopo, dopo. Io pensavo fosse Dylan che... Vieni qua, vieni a salutare il tuo caro amico. Abbraccialo, abbraccialo. È possibile sedersi tutti perché... Forza, la famiglia è importante, è arrivata per festeggiare, prendi una porzione tesoro, siediti qua. Anche tu, carissimo, prendi una porzione Senta, lei ha rotto il pero Ecco chi è che rovina tutto Ma io non lo so, ragazzi, ma Ma veramente, ma stiamo scherzando Vediamo se si fa gli affari suoi questa, eh Prendi una porzione, caro, per favore E siediti qua No, ragazzi, questo ha rotto Vai, chiama il pasto grandioso. Non devi toccare! Ferma lì, vecchia babbiona, molla il piatto. Va! Ragazzi, non ho parole. Legend. Sì, tutti al pasto grandioso. Dai, papà sta chiamando. Immaginiamo che vada bene così. Uh, Dylan, caro. Bravo, siediti. Qua. Oh. E viva, tutti contenti. Tesoro, sì, evviva, tutti contenti. Siediti qua, cara, dai, Dylan, dove stai andando? mesissina, no, devi, devi sederti qua. Tesoro, oh, vedi che tua nipote sta raccontando? Almeno oggi non piove, sì, ma dov'è tua sorella, patata? Boh, dov'è nostra figlia, tesoro, boh. Ce la siamo persa. Ragazzi, veramente, ma che fine ha fatto la piccolina? Moira? Dov'è Moira? Mi viene sms felice Ma non lo so ragazzi Ma veramente Vabbè lasciamo stare Sta famiglia è tutta strana uh, Allora dunque Ma manca Ma l'avete invitata sta dicendo lui? Ma certo che l'abbiamo invitata eh, eh, Scusami caro Mica siamo rimbambiti fino a sto punto Oh Allora dunque Però potresti provare di nuovo a invitarla Ti prego Jill Uh, allora... Ma dov'è? Moira, ti prego tesoro, che è? È già nei Paraggi, fermi, è già nei Paraggi, è già nei Paraggi, dov'è? Moira cerca, sì ragazzi, io non ho parole, tutte le volte è una, una tragedia qua con questa famiglia. Oh, eccola! Patata, era ora! Eh. Allora, vai, balla, balla! Piano piano, unitevi tutte alle danze, divertitevi. E tu hai fatto un regalo, non a lei scusami, ma... A colei che diventerà la tua futura sposa. Cioè nel senso, mm, sarà la tua futura sposa ovviamente. Oh, balla con Rebecca, vai 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 a ballare. Mentre tu vai in bagno tesoro, perché... Casa Redfield ragazzi è sempre... Un caos. Evviva il caos di casa Redfield! Se non ci fosse, eh? tesoro dai retta a me, che sono tuo marito. Su cosa? Oddio, è un disco rotto di landiglielo anche tu. Non puoi mangiare dolci, lo vuoi capire, ti fa male. Eh? Ho letto tutti i libri sull'argomento, hai capito? Senti, bello, io ormai sono anziana, mi sono tenuta in forma per una vita, quindi voglio mangiare dolci, va bene? Eh? Alla mia età non, um, non fa niente. Oh, quindi basta, bidonate. Voglio mangiare tutto il cibo spazzatura che voglio. Ok, va bene, tesoro. Poi andrò in macchina e tu dovrai corrermi dietro per smaltire tutto quello che ti sei mangiata. Va bene, ok. Non dire così. Ma se sono soda come una statua ancora, vabbè, ok, ragazzi, abbiamo capito. Oh, dunque... Non mi fare incavolare Claire, caro, che non ti conviene. Vai in bagno anche tu. Senti tesoro, non per farmi gli affari tuoi, ma non ti sembra un po' troppo? Cioè, sinceramente, no, secondo me è esagerata qua la questione. Allora... Oh, balla con Alexia. Dai, vai così tesoro. Per te è importante invitare qualcuno. E quindi, ragazzi, ovviamente... Eh, lei va a invitare qualcuno nell'otto attuale, ovvero Mirko. Perché nello scorso episodio, ehm, diciamo che Michela si è fatta un po' sentire sotto questo punto di vista. Si è lamentata, ragazzi, del fatto che la nostra Sherry gioca con i sentimenti. Eh, ovviamente di, di Mirko, e è impossibile darle torto perché effettivamente è vero. Quindi. Magari Leora lo invita. Tesoro, invitalo, però, perché altrimenti. Insomma, si fa notte qua e. Ciao? Eh, abbiamo scelto della buona musica, Claire. Che dici? Esprimi ammirazione, dai, dai il regalo di epifania. Oh, pista da ballo. Regala la pista da ballo. Dai, tanto tu che te ne fai, detto fra noi. Falle questo regalo, oh. È arrivato! Vai, suona le, tro suona le trombe! Oh, e condividi lo spello di Epifania. Chi è lei, scusi? Non per farmi gli affari suoi, ma Elisa Marchetti, adolescente. Ok, va bene, perfetto. Giusto per curiosità. Allora sei arrivato? Beh, lo sai che quando mi chiami, insomma, io... Non posso dirti di no. Dovrei parlarti di una cosa. Allora, non è stato molto dolce da parte di Michela fare quel pezzo che mi ha fatto l'altro giorno. Eh, non capisco. Io non. Senti, ma scusa caro, ma devi stare in mezzo al pelo. Eh, io non, non ho perso tempo a prendere mosche, quindi di, di cosa parli? Cioè, non, non mi riguarda, vero? Eh no, caro, ti riguarda. Mirko, venite qua perché altrimenti in questa casa vai qui insieme, vai vai. Ragazzi, io sono un genio. Me ne sono accorta solo adesso che dov'è? Dov'è? Eh, non ci sono i capricci, mamma mia, ragazzi, sono sempre la più sveglia del gruppo, allora dunque, vai, impara a conoscere Alexia. Oh, questo è un bel desiderio, tesoro. Brava, basta parlare lì, però potreste spostarvi, oh, che è qua? Dai, il regalo romantico. Ma allora il tuo Mirko? Vuoi dare. Uh, Vi siete fatti un regalino romantico. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Brindisi, vabbè. Si, sì, sì, bevete un altro po'. Ciao. E no, um, dov'è, dov'è? Allora, sì, sul romantico, deduco. Complimentati per l'aspetto. Beh, certo, bello, bello. Uh, no, aspetta, aspetta, bello, be be, l'ho visto, ma perché? Compra il regalo nel, al telefono o al computer, la metà costruisci. Può usare come regalo qualsiasi oggetto presente nel suo inventario. Vuol dire che non hai oggetti. Ecco, questa è una cosa positiva. Allora, senti, acquista un regalo caro. Magari un fiore, no? Vai, fammi vedere un po' cosa possiamo comprare. Allora, da una parte... Mmm... Io so cosa potresti regalarle Però purtroppo Eh non c'è Non c'è qua Giocattoli direi che non è proprio il caso Giardinaggio Scusate ragazzi Dai le regali Ecco Io volevo regalarle ragazzi un libro di fotografia Ma non si può Quindi niente da fare dai il regalo romantico Vai Forza che Ora che scatterà il nuovo, il nuovo anno ragazzi Quindi da Quando Entreremo ufficialmente nel 2019 Ci sarà il matrimonio di questi due Oddio caro sei stato così buono a farmi questo regalo Ma tesoro ovvio Questo è per te Cosa c'è caro fai romanzia Bene mi fa piacere Qua cosa c'è? Amoreggia. Eh, certo, bisogna amoreggiare. Allora dunque, ogni giorno che viviamo insieme scriviamo la nostra favola. Il nostro destino è vivere per sempre felici e contenti. Oh, che tenera tesoro, sei una romanticona. Fai tu un regalo? Perché qualcosina, insomma, che è qua? Oddio, vabbè, è una rosa, dai, vi scambiate rose a go go come se piovessero. Allora dunque, gli fai anche un complimento per l'aspetto? Perché sì, perché no? Uh, dai il regalo per l'epifania la rosa mentre la nostra sta qua eccolo lì Se, scusate eh, ma io vi giuro non posso cioè mi fa soffrire vedere sti panni qua perché hai i panni allora dunque lei ovviamente l'ha fatto venire qui ragazzi per un motivo cioè non è che l'ha invitato qua a caso vuole lei marca il territorio, quindi vuole un attimino sentire cosa ne pensa lui del fatto che Michela abbia una cotta. Quindi fai un complimento per l'abito, tanto per iniziare. Sei veramente ben vestito, eh? Quanto li hai pagati quei vestiti nuovi? Eh, tesoro, sono gli stessi dell'altra volta. Beh, sai, devo essere all'altezza. <ride> Beh, sì. Già il tuo sorriso potrebbe essere all'altezza per una come me. Mazza, tesoro, sei veramente proprio, eh. Um, sempre molto modesta, ragazzi, perché lei è sempre molto modesta. Però fai un bel discorsetto. Quindi mi hai invitato qui per... Um, volevi parlarmi di qualcosa? Sì, diciamo che qualcuno l'altro giorno si è precipitato qui con la sua auto per... Um, um, rimproverarmi, capisci? Eh? Dimmi un po' una cosa, ma è la morte di qualcuno se io e te abbiamo, come dire... Questa specie di storia? Eh? Storia, cioè, questa. Se ci divertiamo? Beh, non è proprio una storia da romanzo, direi. Eh? Vorrei che non ci fossero giorni di pioggia fra noi. Oh, dai, lo so, cosa vuoi alla fine? Eh? E a me va più che bene, ma io vorrei qualcos'altro a dire il vero. Sta dicendo lui. Eh, lei no, tesoro. Sì, comunque lei, quella strega di Michele, non deve mai più rivolgersi a me con quel tono. Lui se ne va un po' scocciato. Perché per l'ennesima volta, ragazzi, ha capito che non è che l'abbia invitato qui. Perché non lo so, magari stavolta voleva dichiararsi o cose del genere. No, um, o comunque accettare la, la sua corte. Ma neanche per sogno, ragazzi. Lei, insomma, ha capito che lo ha invitato qui unicamente perché voleva lamentarsi di Michele. Ah, ecco. E questa cosa non gli va tanto giù perché. Giustamente, basta tesoro. Però l'hai fatto il regalo. Giustamente, quello che dice lui è: Ok, tu non mi vuoi, ma non è che puoi pretendere che nessun'altra mi, mi desideri. Ecco quindi, fai una cosa: amoreggia con la tua bella. Mentre intanto tu volevi conoscere, imparare a conoscere tua cugina. Non è male come idea, non è veramente male. Allora, fermi tutti perché ragazzi, la famiglia comunque è importante. Impara a conoscere. Vai. E se imparassi a conoscere anche l'altra... Male non ti farebbe. Vai. Dopodiché potresti costruire un popazzo di neve con le tue nipoti. Non sarebbe male. Con le bimbe. Moira? Ah no, solo con una ragazza si può fare. Beh, facciamolo intanto con Moira. Dylan intanto è qua. Dovresti riposarti, Dylan. Come dire, non voglio far scoppiare una guerra, ma sei stanco, capisci? Si vede. Dedicati a un'attività più leggera, come ad esempio, non so, la pittura. Uh, sì, vabbè, diciamo che non è proprio quello. Vai in bagno. Che stai facendo? No. L'hai fatta? No, non l'hai fatta. Bene, ottimo, ragazzi. Già me l'ha preso un colpo. Eh, non puoi farla in casa, eh, mi raccomando Qua che è, amoreggia con Mirko ah, Ecco lei, questo, ragazzi, sì, fondamentalmente lei è questo Vogliamo però darci una mossa per fare sto pupazzo, ragazzi Questo Costruisci un pupazzo di neve Oh, forza Con tua nipote, eh, non da sola Oh, santa pera <coughs> Fai una cosa, fallo tu di neve con Alexia, fallo con Alexia tu invece. Mentre tu vuoi fare la romanzia con Dylan. Beh, non è male, vieni qua Dylan caro. Vai qui. Perché colui che diventerà presto tuo genere vuole fare la romanzia con te, sei felice? Perché vi guardate questo canale, io non lo so, però vabbè, dettagli. Uh, Dov'è? di fare romanzia dai ecco sì la prostata a turno ragazzi è tremenda sta cosa vai che ne dici vogliamo un po' rilassarci eh Prendere un po'... Ma fa male le ossa però a Dylan eh, sai lui è anziano adesso non bisogna fare gli splendidi lo faremo sicuramente più bello di loro ok Moira e Sherry hanno fatto questo pupazzo vediamo quale sarà il più bello ma Alexia, tesoro, ti ha proprio abbandonato? Non ti si sta affilando di pezza? Che gioia, ragazzi! Eh, sì, sei sola. Lei non viene a fare l'albero con te, no? Non distruggerlo, vediamo qual è il più bello. Dai, tesoro, è quasi finito. Vai, Mamma mia, ragazzi! Terribile, questo me l'aspettavo più da Sherry, vi dico la verità. No, sono più a favore dell'albero classico. Sì, dell'albero, buonanotte. Del pupazzo di neve classico. Eh, complimenti, tesoro. <ride> va bene, ok. Voi qua, impara a conoscere Becca. Sì, certo, le hai chiesto di sposarti. Basta, basta, stringila, ok. Più che altro perché la devi consolare. Perché il suo pupazzo di neve, tesoro, Dire che è brutto e farle un complimento. Vai, <ride> stringila, va. Compra un canestro, sì, certo, come no eh, Potresti concludere Se amiche vuole con Rebecca, ok Ecco, vai a consolare tua figlia Del tipo, amore di papà eh, Hai la giornata storta Per aver fatto un coso così brutto? Mm, no, caro, in realtà no Oh, uh, facciamoci la foto Con il mio pupazzo di neve, ecco, sì, vabbè Giusto quella, ragazzi, perché è veramente orribile Quel coso Quindi mentre, ecco, mentre fuori fanno, no? Pupazze di neve e eh, tutto il resto. E viva l'empatia che se ne va, ragazzi. E eh, tu dovresti chiedere a lui di sedervi, ma... Mi sa che se ne sta andando. Chiedili di passare del tempo insieme, ma se ne va... Ma perché te ne vai? Niente. Richiamalo subito, richiamalo. Uh, invita nel lotto attuale dai, invitiamolo di nuovo, Mirko. Questo lo sostituiamo, perché, sì, ragazzi, la nostra, come potete vedere, ha un desiderio preciso. That's Quello that's di that's Amore Jacques arriverà molto presto. Bene, ci fa piacere. Quindi, figuriamoci, ragazzi, se non ne, app ne approfitta, <ride> ecco, diciamocelo. Forma un gruppo, eccovelo qui, e siete insieme. Forza. Voi qua cosa state facendo? Dai, eh, col, con gli alcolici in mano Sposati con Mirko Oh, ragazzi, che bello Adoro sempre quando i sim Hanno il desiderio, è bellissimo Sì, vai a nuotare, sì, così ti prende un colpo E stringila poi Tutti qua a chiacchierare in alti calici, vabbè Ragazzi, no, no comment allora, immaginiamo di lei, ma te ne sei andato? Sei mm? Non devi andare via. E se poi torni? Lui, senti, mi dà fastidio questo comportamento, va bene? E lei... Mm? Però poi la baci, è eh certo. E zia Claire in mezzo al pero. Come sono dolci i miei ragazzi, tesoro. No, non sono i tuoi ragazzi perché eh, non stanno insieme questi due. Mm. Lei si diverte con lui, niente di più. Ed è molto infastidita eh, del fatto comunque che nessuno voglia comprenderlo, ecco. Oh, sono carini, li adoro, però... Eh, ragazzi, Sherry e Sherry, che dobbiamo fare? Vuole flirtare con Mirko. Vedete, non ha mai effettivamente espresso... Scusate, il desiderio tipo di fidanzarsi o, o di altro. Eh, lei è così, si diverte. Chiacchiera con Thomas, va bene, ok. Flirta con qualcuno, come ti pare a te. Uh, lei vuole sposarsi. Mi auguro che anche tu, presto, esprima questo desiderio, caro. Altrimenti, vedi te. Vedete, lei sì, flirta con lui, ma è tutto qua. Insomma, lei si diverte a giocare. Fai fichi fichi, stringilo. È un giocattolo fondamentalmente, ragazzi, non in senso cattivo, perché lei non vuole fargli del male. Ma secondo lei, perché lui dovrebbe soffrire, insomma, no? Si divertono entrambi, fagli una cosa sexy. Si divertono entrambi, hanno entrambi un vantaggio da tutto questo. Quindi perché lui dovrebbe soffrirne? Stringi. <ride> Dopodiché, oh, mentre gli altri sono tutti presi... Direi che... Chi è qua? Oh! Patata! Ma piccola! Dai, faccio fai una cosa, vai! Uh, Termina il raduno che qua sono tutti stanchi. Sì, ammira le stelle un'altra volta. Qua che è? Scopri cosa sta succedendo. Non succede niente, tesoro. Guarda, non succede niente, però... <coughs> Magari mandiamo via Tesoro, svegliati, vai via. Perché qua insomma, tua cugina ha bisogno di una certa privacy. ecco <coughs> bene. Ok, ciao. E insomma, no? Mettiamola a letto, siccome no. Vieni qua, vai qui insieme. C'è <coughs> qualcosa di schifo. Oh mio dio, congelamento a morte. Fermi, ragazzi. Perché. Io non lo so, ma, ma vabbè, non ho parole, ma rientrate da soli, ma io dico. Rebecca, ma vabbè, lasciamo stare, vai in bagno, guarda, vai in bagno, fatti un bel bagno con la schiuma in modo tale che ti riprendi. Tu, alta voglia che bevi, basta qua a bere, ti fa male, vai, vai a dormire, vai. Ecco, pure tu vai in bagno. E fai un bagno con la schiuma. Ragazzi, ma io non lo so, ma vi rendete conto? Mi muore congelata. Vai dentro. Mentre, ragazzi, quelli si fanno un bagno perché è veramente quarto. Che congelamento a morte. I nostri, eh, beh, loro ormai hanno questo gioco. Tiè, ole, eh già, ragazzi, eh già. Anche la nostra Sherry sta passando un capodanno come vuole lei, poi, fondamentalmente. Allora, eh, cara, basta. Quindi, ragazzi, noi sappiamo una cosa, però. E vi dico questo e concludo: sappiamo che chi gioca col fuoco, a lungo andare, comunque, finisce per bruciarsi. E probabilmente. Probabilmente, non è una, una certezza, ma probabilmente Cherry molto presto ragazzi si brucerà. Non voglio dire altro. Direi che possiamo fermarci qua per questo episodio se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che nella descrizione del video ragazzi potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con i Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC mi raccomando ragazzi andate in tutti i loro canali, iscrivetevi attivate la campanellina perché soltanto in questo modo vi arriverà una notifica quando qualcuno di noi pubbliche pubblicherà scusate, un uh, video, un contenuto comunque nel suo canale quindi mi raccomando campanelline sempre attive Detto questo ragazzi Io vi auguro ancora Un fantastico inizio anno E eh, cala questa è molto giocosa Mi crepa Tutti e due molto giocosi Che bello No 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 Fermi oh, fermi, fermi 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 Cosa stavate facendo uh, Ragazzi ho preso un colpo Amoreggia Voi dovete amoreggiare Nulla di più Mamma mia che paura uh, Sì e poi portiamo a spasso Nemesisina chi va al lavoro più tardi? 8 ore 6 ore. Ecco, tu porti a spassone messistina perché ha bisogno di, un, di una passeggiatina. Basta, tesoro. Hai fatto fichi fichi. Fine della storia, vattene a letto. Quindi dicevo, ragazzi, festeggiate, divertitevi. Ancora veramente un augurio di buon anno a tutti voi. Detto questo. Io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene sul, sul simmers. E non.